Allora, buongiorno a tutti. L'obiettivo di oggi è concludere il discorso iniziato la settimana scorsa sui casi d'uso. Vi ricordo in estrema sintesi che i casi d'uso sono una tecnica molto utile e utilizzata per andare a descrivere i requisiti funzionali. Cioè, quella parte di requisiti che ci dice qual è il comportamento del sistema. Non sono invece una tecnica adatta per andare a esprimere i requisiti non funzionali, detti anche requisiti di qualità, per i quali in un documento di requisiti ci saranno delle sezioni apposite. In estrema sintesi, un caso d'uso descrive una sequenza di interazioni tra un attore e il sistema che stiamo considerando. Questa serie di interazioni avviene con l'obiettivo di raggiungere un qualcosa che sia utile per l'attore. Quindi esiste un obiettivo di valore per l'attore. Abbiamo visto quali sono gli elementi. Un aspetto molto importante riguarda il livello di granularità o di dettaglio con il quale andiamo a descrivere il sistema. Quindi possiamo vedere il nostro sistema molto dall'alto, quindi vedere delle interazioni, diciamo, macroscopiche. Lo possiamo osservare dal punto di vista dell'utente, e quindi abbiamo quelli che sono i casi d'uso user goal, quindi l'utente ha un obiettivo che vuole raggiungere e noi descriviamo come raggiunge questo obiettivo tramite una serie di interazioni con il sistema. Abbiamo poi un livello di dettaglio ancora più basso, che è quello della sottofunzione, con il quale andiamo a descrivere come vengono svolte una serie di azioni o di sotto-obiettivi che servono come supporto all'obiettivo principale. In generale, il punto di partenza sono gli obiettivi a livello user goal. Possiamo avere uno o più use case di livello summary con l'obiettivo di andare a descrivere in generale il nostro sistema. Quindi un use case di livello summary ci dà un'idea generale di che cosa fa e come funziona il nostro sistema, non dà molti dettagli. Poi avremo moltissimi casi d'uso a livello user goal, sono quelli fondamentali, sono quelli che di fatto descrivono che cosa fa il nostro sistema. E infine abbiamo alcuni casi d'uso a livello di sub-function utilizzati per descrivere spesso alcune procedure ricorrenti. Il tipico esempio è il login all'interno del sistema. Fare login non è un obiettivo che abbia qualche importanza per alcun utente, è un sotto-obiettivo che è funzionale al raggiungimento di altri obiettivi che invece sono significativi e hanno valore per l'utente. Abbiamo parlato di come andare a identificare i vari livelli, partendo da una descrizione di quelli che sono la lista degli obiettivi.
Quello che vorrei fare oggi con voi è iniziare a analizzare come possiamo scrivere un caso d'uso a fronte di un attore e di un obiettivo che abbiamo identificato. Quindi attore e goal sono identificati, li abbiamo trovati dialogando con il nostro committente, attingendo informazioni varie. Abbiamo capito che cosa deve scrivere questo caso d'uso, a questo punto come lo descriviamo. Allora, in generale esistono varie tecniche o grafiche di rappresentazione per andare a descrivere un caso d'uso. Il caso d'uso è fondamentalmente testo, okay? Non abbiamo notazioni particolari o diagrammi. Le due tecniche più comuni utilizzano in un caso una tabella in cui abbiamo le varie celle della tabella che contengono specifiche informazioni. Quindi avremo una cella in cui andremo a mettere l'elenco degli attori coinvolti, un'altra cella in cui andremo a mettere l'obiettivo generale, una in cui andremo a mettere il contesto, eccetera. Un'altra linea di pensiero invece tende a utilizzare testo senza avere, diciamo, il contenitore della tabella. Il vantaggio di non avere una tabella è che io posso scrivere il caso d'uso anche con un editor di testo. La formattazione, tutto sommato, è un po' più flessibile e quindi è lo strumento più semplice che io posso avere a disposizione. Lo posso anche scrivere facilmente a mano, perché andare a disegnare una tabella a mano non è banale. Non perché sia difficile disegnare una serie di righe ortogonali tra di loro, ma perché in una tabella io aggiungo un pezzo, poi mi sposto su un'altra cella, poi torno alla cella precedente, quindi in realtà la dimensione delle celle della tabella non è nota e fissa a priori, può variare. E chiaramente sulla carta, una volta che ho tracciato la linea, quella è la dimensione della tabella. Quindi è un po' più difficile. Se invece ho la possibilità di scrivere del testo senza avere questa struttura esterna, è un po' più facile. Il template che utilizzeremo noi, si chiama SWID, da un gruppo di ricerca che si occupava di del software e di requisiti, è un template senza tabella, quindi, o se volete una tabella con un'unica colonna, e descrive la sequenza di interazione tramite un elenco numerato. Quindi avremo dei numeri che ci dicono qual è il passo. Ci sono tutta una serie di piccoli dettagli di cui vedremo dopo, in particolare i passi possono essere numerati e è possibile individuare dei sottopassi mettendo numero, punto, sottopasso. Questo tipo di notazione si chiama DUI, ma è un dettaglio che possiamo per il momento tralasciare. Vedremo poi negli esempi, è più facile vedere l'esempio che andare a descrivere come si fa. Il link che c'è di sotto dovrebbe puntare a una descrizione dettagliata e un sacco di esempi di casi d'uso, purtroppo da qualche mese non funziona, quindi vi metterò sulla pagina del corso un link a una copia dello stesso materiale, così potete accedere. Quindi ci saranno una serie di esempi che potrete guardare per capire come poter scrivere dei casi d'uso. Quindi, quali sono gli elementi del nostro template? Allora, se ricordate, quando parlavamo di requisiti, abbiamo detto che i requisiti, diciamo, a livello utente, se scritti in linguaggio naturale, senza vincoli, sono difficili da leggere. Per cui una tecnica che di solito si utilizza è quella di scrivere dei requisiti strutturati. Ecco, questo è un esempio di requisito strutturato, perché abbiamo tutta una serie di sezioni o
sottotitoli o parti, chiamateli come volete, in cui sappiamo qual è il titolo e sappiamo che tipo di contenuto andare a mettere. Si parte da quello che è il titolo, il nome del caso d'uso, e di solito qui si specifica l'obiettivo. Se torniamo indietro e pensiamo al diagramma di casi d'uso in UML, in cui abbiamo l'attore, abbiamo i casi d'uso, ecco, i titoli che mettiamo nelle bolle che rappresentano i casi d'uso sono i titoli che andremo a indicare qua. Il titolo, perché sia facilmente comprensibile e memorizzabile, deve essere corto. Quindi una frase attiva con un verbo. Ritirare contante. Questo è il massimo della sintesi. Potete mettere qualche aggettivo, pronome se desiderate, ma non andate troppo avanti. Okay? L'obiettivo è che sia corto, facile da capire, e soprattutto l'ideale è che il titolo che mettiamo nella descrizione dettagliata del caso d'uso sia lo stesso che utilizziamo nel diagramma UML dei casi d'uso. Sì, è immediata la corrispondenza. La sezione successiva è quella che riguarda lo scope, l'ambito del nostro caso d'uso. Qual è il sistema che stiamo considerando? Nell'esempio che abbiamo trattato la volta scorsa abbiamo parlato del bancomat, quindi possiamo dire che il nostro sistema è il bancomat, oppure il sistema informativo. In generale, vi dicevo che è possibile identificare tre macro livelli nell'ambito. Possiamo parlare di un'azienda, di un sistema software o di un componente del sistema software. Quindi è comodo, giusto per classificare bene i casi d'uso, andare a indicare se parliamo dell'azienda, del sistema o di un sottocomponente. Okay. Quindi Enterprise, System e Component, questa è una delle tre, serve per andare a identificare la dimensione del sistema. Un altro dettaglio che può essere utile è se noi andiamo a descrivere il sistema come una black box o una white box. Cosa vuol dire? Quando parliamo di black box, intendiamo dire che noi guardiamo il sistema come una scatola nera o comunque di qualunque altro colore, ma non trasparente, quindi non possiamo vedere l'interno del sistema. Tendenzialmente tutti i casi d'uso dovrebbero essere di questo tipo: io vedo le interazioni tra l'attore e il sistema, ma non vedo l'interno del sistema. A volte può essere utile e significativo invece aggiungere qualche dettaglio in più riguardo all'interno i contenuti del sistema. E allora in questo caso si dice che stiamo considerando il sistema come una white box. Quindi lo facciamo, quindi descriviamo il comportamento del sistema conoscendo la sua struttura interna. Quindi, black box dovrebbe essere lo standard, noi non conosciamo la struttura e il funzionamento interno del sistema. White box, noi descriviamo le interazioni però conoscendo e quindi esponendo alcuni dei dettagli del funzionamento interno del sistema. Ad esempio sappiamo che c'è un database fatto in un certo modo, che c'è un sottocomponente che interagisce
con gli altri in un dato modo, e questi dettagli vengono esposti all'esterno del sistema e quindi descritti nel nostro caso d'uso. Quindi tendenzialmente è l'ambito con cui andiamo a descrivere il caso d'uso dovrebbe essere a livello di sistema, stiamo descrivendo il nostro sistema informativo, e di tipo black box. Poi, questo è il caso solito, ci sono ovviamente eccezioni. Altra sezione del nostro caso d'uso è il livello. Qual è la granularità del nostro caso d'uso? Abbiamo già parlato prima, riepilogo brevemente, i tre livelli che noi consideriamo sono summary, quindi ho una vista molto dall'alto del mio sistema, user goal, quindi vedo il sistema dal punto di vista dell'utente, quindi alla mia stessa altezza, oppure subfunction, quindi vedo un dettaglio che è più basso del goal di un utente. Attenzione a non confondere subfunction con white box. Okay. Un subfunction non è che io vedo una sottofunzione interna del sistema. Vedo, per caso d'uso, che descrive un sotto goal, un sotto obiettivo. Poi, come sia fatto dentro il sistema, questo non lo so. Se sto parlando di un caso d'uso black box, che è la norma. Qual è l'obiettivo? Qual è l'ambito? E per andare a descrivere l'ambito è comodo andare a mettere queste due parole chiave, black o white box, e il livello, quindi Enterprise System o Component. Qual è il livello? E quindi io posso semplicemente andare a mettere summary, user goal o subfunction. E poi che cosa entro un po' più nel vivo del mio caso d'uso e vado a descrivere qual è l'intenzione del primary actor. Quindi se vogliamo nella sezione Intention in Context vado a specificare un po' più estesamente che cosa intende fare il nostro attore primario. Attore primario che è specificato alla sezione immediatamente successiva, che è quella del primary actor. Poi abbiamo due sezioni che, l'ho indicato con l'asterisco, sono opzionali. Posso metterlo o meno, a seconda del livello di dettaglio che voglio indicare nel mio caso d'uso. Quali sono gli interessi degli stakeholder? Ricordate, il caso d'uso mi descrive come l'attore primario interagisce col sistema per raggiungere un obiettivo dello stesso attore. Però in un sistema complesso ci sono molti altri interessi oltre a quello dell'attore, e questa sezione degli interessi degli stakeholder è utile per andare a ricordare quali sono. Quindi se pensiamo al bancomat nuovamente, uno degli stakeholder sono, non so, gli azionisti della banca, che non vogliono che venga erogato denaro se prima questa, la stessa somma, non è stata tolta dal conto. Ci possono anche essere altri stakeholder, non so, delle
delle leggi, per cui per poter consegnare del denaro contante il bancomat deve adempiere alcune scritture contabili. Quindi questi sono dettagli che non riguardano l'obiettivo dell'utente, ma riguardano gli interessi di terze parti, gli stakeholder. Precondition. A volte è comodo andare a dare per assunto una serie di fatti. Ad esempio, buona parte delle operazioni che io svolgo con un sistema informativo presuppongono, ad esempio, che l'utente sia stato autenticato. Altrimenti, ovviamente, non posso procedere con le operazioni normali. Se pensiamo al bancomat, io ho una serie di opzioni. Posso fare, posso richiedere la situazione contabile, posso prelevare il denaro, posso fare una ricarica. Quindi se ho, ad esempio, un caso d'uso che è ricarica telefonica, una precondizione dovrebbe essere che l'utente ha già inserito la carta e è stato autenticato, quindi è inserito il PIN. A questo punto io posso effettivamente procedere con il caso d'uso. È opzionale perché non sempre è necessario indicare questi dettagli. Abbiamo poi garanzie minime e quindi devo andare a descrivere come una serie di garanzie sono assicurate dal mio sistema. E quindi se ad esempio per imposizioni legali il bancomat deve mantenere qualche scrittura contabile, la garanzia minima è che il bancomat è sempre in grado di produrre queste scritture. Se le deve produrre su carta, il bancomat si disattiva in presenza quando non c'è più carta, ad esempio, o una serie di cose di questo tipo. Le garanzie minime sono assicurate comunque, anche se qualcosa va storto. Poi ci sono una serie di garanzie che invece vengono assicurate nel caso in cui venga raggiunto l'obiettivo. Quindi ad esempio, se prelevare del contante dal bancomat, una garanzia minima potrebbe essere, una garanzia di successo potrebbe essere che il contante viene consegnato all'utente. Se è una ricarica telefonica, la garanzia minima è che effettivamente la somma indicata viene accreditata sul mio conto telefonico. Okay. Questo è garantito se il caso d'uso va a buon fine. Abbiamo poi una serie di casi particolari in cui il caso d'uso non viene iniziato su scelta, su iniziativa dell'utente, del primariato, ma viene avviato quando avviene un qualche evento. Scatta un certo timer, un certo tempo, si verifica una serie di condizioni, eccetera. Immaginate il caso d'uso, sempre per restare sul nostro esempio del bancomat, di segnalazione del fatto che non c'è più contante all'interno del bancomat o che non c'è più carta e che quindi le ricevute non possono essere prodotte. Okay.
non c'è un utente che inizia a fare qualcosa, qui c'è una condizione che viene verificata, quindi non è un utente del sistema, è il sistema che in qualche modo si accorge di una particolare condizione, non c'è più la carta per stampare gli scontrini e quindi il caso d'uso è la schermata iniziale mostra questa informazione. Il bancomat può erogare contante ma non può rilasciare scontrini. Oppure termina il contante e la schermata iniziale è bancomat fuori uso. Le garanzie minime di successo e i trigger sono indicati come opzionali perché non sempre sono rilevanti, okay? Dipende dal livello di dettaglio che noi vogliamo andare a fornire. Nel massimo livello di dettaglio dovrebbero essere presenti, anche perché queste garanzie ci permettono di fare una cosa molto importante. A partire da un caso d'uso così dettagliato è relativamente facile scrivere dei casi di test. Quindi io, a partire da requisiti scritti così nel dettaglio, posso andare a scrivere che test andrò a fare sul mio sistema. E se ho le garanzie minime di successo, facilissimo. Vado a verificare che in ogni caso le garanzie minime siano soddisfatte e che in caso di successo le garanzie di successo siano soddisfatte. Se questo avviene, il mio sistema passa al test. E quasi non devo scrivere il caso d'uso, è già il caso di test, scusate. Quasi è contenuto nel caso d'uso. Quindi avere dei casi d'uso scritti in maniera dettagliata agevola enormemente tutto il lavoro, ad esempio, di test. E poi arriva quello che è il nucleo del nostro caso d'uso. Abbiamo detto che il caso d'uso è una sequenza di interazioni, ecco, finalmente abbiamo il main success scenario. Quindi lo scenario principale di successo. Sequenza di interazioni che conduce a soddisfare il bisogno o l'obiettivo del nostro attore primario. Vi faccio notare che le tre parole main, success e scenario sono tutte e tre estremamente significative. È uno scenario, quindi non vi descrive in generale che cosa può succedere, vi descrive un particolare scenario, un esempio di come vanno le cose, di solito, quando l'attore primario vuole raggiungere il proprio obiettivo, interagisce col sistema. Quindi non è una descrizione astratta, ma è una descrizione concreta che vi dice che cosa avviene in un particolare scenario. È uno scenario di successo. Quindi si presume che alla fine della sequenza di interazioni il nostro attore primario raggiunga il proprio obiettivo. Ed è lo scenario principale, main. Nel senso che, in generale, quando le cose vanno bene, cioè terminano con successo, questa è la sequenza di interazioni. Ma è un esempio, è quello più comune e riguarda soltanto i casi di successo, il caso di successo.
È bene ricordare questo perché altrimenti rischiamo di scrivere i casi d'uso nella maniera non corretta. Come andiamo a descrivere il main success scenario? Con una sequenza numerata. 1, punto, descrizione della prima interazione. 2, punto, la interazione successiva, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a che raggiungo l'ultima interazione con la quale viene raggiunto l'obiettivo del nostro attore principale. E se le cose vanno male? E se invece è possibile fare anche le cose in un altro modo? A questo scopo c'è la sezione successiva, quella delle extension. L'extension è per ogni punto dello scenario principale che può avvenire in maniera diversa, descrive la condizione sotto la quale la serie degli eventi avviene in maniera diversa e effettivamente che cosa avviene. Vi sottolineo il fatto che l'extension riguardano sia i casi negativi, quindi di fallimento, in cui il nostro attore non raggiunge il proprio obiettivo, sia percorsi alternativi. Cioè raggiungo il mio obiettivo ma in maniera diversa. Torneremo poi sull'extension successivamente. Allora, qualche dettaglio in più sui passi del nostro main success scenario. I passi ci descrivono un'interazione tra due elementi, l'attore e il sistema. Quindi, ad esempio, il cliente inserisce l'indirizzo. Un'altra possibilità è un passo in cui viene fatta qualche verifica. Ad esempio, il sistema convalida il PIN. Vi faccio notare che noi stiamo descrivendo lo scenario principale. Quindi sarebbe errato andare a scrivere il sistema verifica se il PIN è corretto. Okay. Noi stiamo descrivendo il caso in cui le cose vanno benissimo e quindi non verifichiamo se il sistema verifica che vada bene. Punto. C'è la possibilità ovviamente che la verifica non vada a buon fine e a questo scopo abbiamo l'extension. Un altro tipo di passo che noi possiamo andare a descrivere è una modifica interna al sistema.
Ad esempio, il sistema sottrae la somma dal conto. Ecco, sulle modifiche interne bisogna fare attenzione, perché il rischio è sempre di andare a sconfinare nel caso di un use case di tipo white box. Okay. L'esempio che vediamo qua è ovviamente tipo black box, perché non dobbiamo andare a sapere come è fatto internamente il bancomat e il sistema bancario che sta dietro. Il concetto di conto è un concetto ovvio e non richiede una conoscenza della struttura interna del sistema. Se volete, qua potete pensare che le modifiche interne vengano fatte su dati, informazioni che sono ovvie per questo sistema. Quali sono i dati e le informazioni ovvie? Beh, sono quelle che avrete descritto nel modello concettuale del vostro sistema. Quindi, quando voi andate a scrivere il modello concettuale in cui catturate i concetti principali che riguardano il vostro sistema, con particolari attributi, state descrivendo dei concetti che non riguardano il funzionamento interno del sistema, ma riguardano l'idea generale e astratta del sistema. Quindi, qualunque modifica che riguarda una di quelle classi o attributi di quelle classi, ragionevolmente può essere descritta in un caso d'uso. Perché tutto questo rientra nel nostro modello concettuale del sistema. Okay? Noi non dobbiamo conoscere il funzionamento interno del bancomat per sapere che c'è un conto corrente che avrà un saldo. Quindi vedete che alla fine tutti i modelli di cui parliamo sono connessi. Tutti i modelli, il modello concettuale, il modello del processo, il modello dei casi d'uso, tutti insieme concorrono a descrivere il nostro sistema da punti di vista diversi. Okay, un sistema informativo solitamente è un sistema complesso e che non può essere descritto compiutamente da un unico punto di vista. Quindi noi utilizziamo più modelli e questi modelli devono essere ragionevolmente coerenti tra di loro. Quali sono le linee guida da seguire nel caso di dei passi, nel nostro caso, dei nostri casi di uso? Innanzitutto usare una grammatica semplicissima. Soggetto, verbo, complemento oggetto. Eventualmente un'altra frase a completamento. Possiamo immaginare queste interazioni come due persone che si passano la palla a vicenda. E quindi deve essere chiaro, quando io scrivo il passo, chi è che ha la palla e chi la sta tirando. Un'altra caratteristica importante è che queste interazioni devono essere descritte da un punto di vista esterno, un po' più alto, dell'utente e del sistema. Quindi normalmente sono in terza persona.
e riporto sempre il soggetto. Il soggetto è molto utile perché mi permette di capire di chi sto descrivendo l'azione. L'azione può essere tendenzialmente o dell'attore o del sistema. Quindi avrò una sequenza di l'attore fa questo, il sistema fa quest'altro, l'attore fa questo, il sistema fa quell'altro. Okay? È noioso, ma la lettura di un caso d'uso non deve essere un intrattenimento, okay? Deve essere il più preciso possibile. Come scriviamo le azioni deve essere anche un modo di andare a mostrare che gli eventi progrediscono in qualche modo. Ecco, show intent and not movement vuol dire che io vado a descrivere in maniera, diciamo, leggermente astratta che cosa, qual è l'intenzione dell'attore. Quindi l'attore seleziona il contante, quindi non l'attore preme il pulsante che indica il contante, ad esempio. No, io sto cercando di scrivere qualcosa di alto livello, quindi se io vado troppo nel dettaglio, quindi vado a descrivere i singoli passi, movimenti che fa l'attore, o il sistema anche, sto entrando troppo nel dettaglio, sto rischiando di andare a mettere troppi vincoli sul mio sistema. Troppi vincoli di solito sono un male, soprattutto se non sono necessari. Se io devo descrivere il processo di voi che prendete appunti e dico prendono la penna blu con la mano destra, e quelli che sono mancini, e quelli che invece hanno la penna nera o di altro colore? Okay. Questo è un esempio estremamente banale, ma aggiungere dettagli non necessari, anche se ci sembrano naturali, è un errore. Quindi dobbiamo cercare di sforzarci nel non vincolare o sovravincolare il nostro sistema. Alcuni vincoli ci devono essere perché sono fondamentali e fanno parte dell'essenza del nostro sistema. Ma se esageriamo andiamo a vincolare poi la realizzazione del sistema. E magari lo guidiamo fuori strada, quindi non in quello che dovrebbe essere. Ecco, come vi dicevo prima, quando faccio una verifica non dico controllo se, ma valido. Quindi presuppongo già che l'esito sia positivo. Proprio perché quello è il main success scenario. Quindi convalido il PIN. Ecco, poi ho alcune strutture abbastanza comuni con cui posso andare a scrivere le azioni. Non sempre le scrivo in questo modo, ma se ad esempio devo esprimere dei concetti di tempo, io posso andare a scrivere in qualunque istante. In qualunque istante l'utente preme il pulsante annulla. E questo probabilmente sarà non nello scenario principale ma in estensione. Non appena
qui vuol dire che può esserci un'attesa, ma non appena viene fatto qualcosa, la risposta è immediata. Di nuovo, vi richiamo quanto detto prima, devo andare a descrivere qual è l'intenzione dell'attore, del sistema, e non i movimenti. Quindi non vado a dire l'attore ci pensa, poi aspetta e poi inserisce il pin. No, l'intenzione è molto semplice, l'intenzione è quella di andare a inserire il pin. Il fatto che l'attore non si ricordi il pin, che aspetti un po' di tempo, eccetera, non è rilevante, non è nell'intenzione. Okay, l'intenzione è inserire il pin. Per cui io posso andare a dire non appena, prevedendo che comunque possa esserci un ritardo. In alcuni casi, in quelli un po' più complessi, in cui ho non soltanto l'attore principale, ma magari altri attori secondari di supporto, che molto spesso possono non essere umani, ma possono essere altri sistemi, io posso andare a dire che un passo del mio scenario è che in seguito all'azione dell'attore il sistema principale sollecita il sistema secondario, che è esterno, comunque non è nel nostro ambito. Se pensiamo al bancomat, l'inserimento della scheda, scusate, della carta, fa in modo che il bancomat contatti il sistema informativo della banca per ottenere le informazioni, ad esempio il PIN, la disponibilità. Quindi è importante che in questo caso sia evidente quando ciò avviene e chi contatta chi. Ovviamente uno scenario può anche prevedere la ripetizione di alcuni passi, per cui io posso andare a dire che i passi da X a Y vengono ripetuti finché non si verifica qualche condizione. Oppure posso andare a indicare un parallelismo e quindi dire che i passi da X a Y possono avvenire in qualunque ordine. Quindi qui vedete che in realtà uso gli stessi pattern che avevo a disposizione nella modellazione di processo, per cui ho la ripetizione, ho il parallelismo, la sequenza è data dal fatto che i numeri vengono uno dopo l'altro. Qui possiamo osservare che alcune delle caratteristiche dei casi d'uso le ritroviamo anche nei modelli di processo. Vediamo un piccolo esempio. Stiamo parlando di un sistema di prestito automatico di libri. LBBS sta per Library Book Borrowing System. Quindi l'idea è che io utilizzo queste macchinette per poter andare a prelevare i libri senza dover coinvolgere un bibliotecario in carne e ossa. Quindi abbiamo l'utente, il sistema di autenticazione e abbiamo un lettore di carte. Vedete che il lettore di carte e il sistema di autenticazione sono esterni, il che vuol dire che il nostro ambito è il sistema LBBS, non tutta la biblioteca.
il sistema di autenticazione già esiste, il lettore è un qualcosa che verrà costruito da qualcun altro, non detto che esista già mentre stiamo progettando il sistema, ma è fuori dall'ambito di mio interesse. Io so che il mio sistema dovrà interagire con questi, ma non sono io che li progetto o li realizzo. Allora, in questo caso io ho disegnato il mio sistema come un rettangolo. Se questo dovesse essere la base per un diagramma dei casi d'uso, i casi d'uso andrei a disegnarli dentro quel rettangolo che rappresenta lo scope, l'ambito del mio sistema. Quindi questo piccolo diagramma mi dà il contesto generale del mio sistema. Allora, nel nostro esempio vogliamo andare a descrivere il caso d'uso che riguarda l'operazione di checkout books, quindi prelevo di libri. Lo scope, l'abbiamo appena detto, riguarda il mio LBBS, Library Book Borrowing System. Il livello è user goal, è ovvio, l'utente vuole andare a prendere il libro e assegnarlo, quindi un goal dell'utente. Quindi l'obiettivo dell'utente è di andare a segnare i libri che prende in prestito dalla biblioteca. Solo un utente per volta può fare questa operazione. Immaginate i box della segreteria della didattica, c'è solo un utente per volta in ogni box. Nulla ci dice che magari possono esserci più sistemi di tipo LBBS che funzionano in parallelo, ma ogni singolo sistema gestisce un utente solo per volta. Utente, scusate, Primary Actor è l'utente che diventa membro nel momento in cui si autentica. E qui non ho indicato, ma ovviamente possiamo presupporre che il nostro sistema di prestito automatico possa gestire diverse categorie di attori, magari gli utenti generici e i membri della biblioteca. All'utente generico magari può dare alcune informazioni, il fatto se c'è un libro o no, ai membri può consentire ad esempio di andare a prelevare dei libri. Bain success scenario. L'utente richiede al sistema di prelevare dei libri. L'utente si identifica presso il sistema. Identify himself to system è sottolineato perché, lo vedremo vedendo un po' più nel dettaglio i casi d'uso, fa riferimento a un altro use case di livello subfunction. Quindi io non vado in questo caso d'uso a descrivere come viene fatta l'autenticazione, ma lo descriverò a parte in un altro caso d'uso, che ovviamente, visto che l'autenticazione non è un obiettivo rilevante per l'utente, sarà un caso d'uso di livello subfunction. Poi dico che il passo 3 viene ripetuto per ogni libro che viene prelevato dal membro.
Il membro registra il libro presso il sistema. Fondamentalmente, dal punto di vista fisico, l'utente ha preso il libro, ce l'ha in mano, con il lettore di codice a barre legge il libro e a questo punto il sistema sa che quel libro è in prestito a quel particolare membro della biblioteca. Register book with system di nuovo è sottolineato perché fa riferimento a un altro sottocaso. Quindi se io non voglio andare a mettere troppi dettagli in un caso d'uso, posso pensare di utilizzare dei casi d'uso di livello inferiore, sub-function, per andare a descrivere questi passi. Quindi l'utente ripete tutte queste operazioni finché ha dei libri da prelevare, dopodiché il membro indica al sistema che ha finito. Il sistema registra tutti i libri segnalati dal membro come in prestito e richiede alla stampante di stampare la ricevuta. Quindi la stampante chiaramente è un attore di supporto. Una volta che ha stampato la ricevuta, il sistema torna in uno stato in cui può accettare le richieste di un nuovo utente. Vi faccio notare che i passi di questo main success scenario sono pochi. In questo caso sono 5. Normalmente la regola è che il numero di passi di uno use case dovrebbe al massimo essere 8-10. Altrimenti l'efficacia dal punto di vista di comunicazione dello use case si perde completamente. Allora, 5 passi, voi riuscite a leggerli, io riesco a metterli su una slide e voi riuscite a leggerli senza particolari problemi, spero. Se ne mettessi 10 la cosa diventa più difficile, se ne mettessi 20 è un'impresa impossibile. E non tanto esclusivamente per la dimensione del carattere, ma perché è veramente difficile capire cosa succede. Invece con 5 passi si ha ben chiara la sequenza di passi e cosa avviene. Ricordatevi che lo scopo dei requisiti e dei casi d'uso in particolare è quello di andare a comunicare cosa fa il nostro sistema a una serie abbastanza ampia di lettori, quindi gli utenti, il committente, chi deve scrivere i casi d'uso, chi deve andare a progettare il sistema, chi deve andare a scrivere effettivamente il codice, quindi andarlo a implementare. Quindi l'efficacia della comunicazione di un caso d'uso è essenziale perché si possa realizzare il sistema nella maniera corretta, altrimenti perdiamo qualunque utilità. Vi faccio notare che le frasi descritte sono molto brevi. L'ultima frase, quella un po' più lunga, ma comunque descrive tutta una serie di azioni fatte da uno dei due partecipanti al caso d'uso, il sistema in questo caso. Di solito cosa faccio? Io aggiungo un nuovo passo quando c'è una nuova interazione. Quindi se il mio sistema deve fare una serie di operazioni una di seguito all'altro o una parallela all'altro, non aggiungo più passi,
ma lo scrivo in un unico passo. E in ogni caso, ogni singolo passo è, in questo caso, 4 righe, 5 righe, non di più. Se vado oltre, cessa lo scopo del caso d'uso di essere chiaro e immediatamente comprensibile. Estensioni. Com'è che vado a indicare le estensioni? Allora, indico con il numero a quale passo del main success scenario faccio riferimento. Quindi 2A fa riferimento al passo 2, cioè user identifies him or herself to system. A vuol dire che è la prima variante possibile a quel passo. In questo caso è anche l'unica, ma è possibile che in casi un po' più complessi abbia il 2A, 2B, 2C, eccetera. Dopo questo numero identificatore dell'estensione, del passo dell'estensione, vado a indicare la condizione. Quando è che invece di seguire il passo 2 seguo il passo 2A? Quando l'utente non identifica se stesso presso il sistema, non si autentica. Due punti a indicare che, data questa condizione, che cosa faccio? Il caso d'uso termina con un fallimento. Quindi, alla prima estensione mi trovo l'eventualità di un fallimento. Se l'utente non si autentica presso il sistema, il caso d'uso fallisce. Vi faccio notare che questo viene scritto esplicitamente, quindi è importante capire immediatamente che a fronte di quel passo il caso d'uso termina. Che vuol dire che l'obiettivo iniziale del nostro attore, cioè prelevare i libri, fallisce. L'estensione successiva è un'estensione al passo 3, in cui il membro registra i libri presso il sistema, quindi col lettore di codice a barre legge tutti i libri che vuole andare a prendere in prestito. La condizione sotto la quale si segue il passo 3A invece del passo 3 è la seguente: il sistema informa il membro che ha raggiunto il numero massimo di libri possono essere presi a prestito. Il caso d'uso continua al passo 4. Okay? Quindi in questo caso ho un percorso alternativo. L'utente segna un sacco di libri e a un certo punto il sistema si accorge che il numero di libri è quello massimo che può essere preso in prestito contemporaneamente. Al risultato vado al passo 4, cioè il sistema informa e vado al passo 4. Il passo 4, ricordo, è quello in cui il membro indica che ha terminato.
poi ho il passo 3 in parallelo A. Quindi i casi precedenti mi indicano che invece di eseguire un passo descritto nello scenario principale di successo, ne eseguo un altro. Quando indico con quel segno di parallelo, invece sto a indicare che in alternativa o in parallelo al passo principale ne eseguo un altro. Il 3A parallelo prevede il caso in cui il membro della biblioteca chiede di togliere un libro che aveva segnato precedentemente. Quindi cambia idea, decide di togliere un libro. Come lo fa? Schiaccia un pulsante, seleziona un'opzione, passa per un'altra volta lo stesso codice a barre, non viene indicato, perché qui indichiamo semplicemente l'intenzione e non l'attività fisica, il movimento che viene fatto dall'attore. In questo caso seguiamo i passi 3 parallelo A 1, 3 parallelo A 2 A, 3 parallelo A 2 B, eccetera. Quindi in questo caso vado a identificare dei sottopassi mettendo punto 1, 2, eccetera. Notate che anche qui all'interno di questi due passi il 3 parallelo A.2A e il 3 parallelo A.2B sono due passi in alternativa. Quindi il membro identifica quale libro è da togliere e a questo punto il sistema può identificare il libro correttamente oppure non riuscire a identificarlo. Se l'utente cerca di togliere dall'elenco di libri che sta prendendo in prestito un libro che in realtà non c'entra niente, quindi non era già stato preso in prestito, il sistema ignora la richiesta e prosegue. Altrimenti il sistema identifica il libro e lo toglie dalla lista di quelli che stanno per essere prelevati. Abbiamo un altro tipo di notazione che è questa, 3-4-A, vuol dire che questa condizione, cioè il membro richiede al sistema di cancellare l'operazione, può avvenire in parallelo sia al passo 3 che al passo 4. Invece di scrivere 3A, 4A è la stessa cosa, lo indico in questo modo. Quindi riepilogando. Abbiamo visto nel dettaglio come andare a scrivere un caso d'uso, quindi abbiamo visto che usiamo un template che è fatto da una serie di sezioni. Abbiamo una parte iniziale che ci dà il contesto e una parte iniziale che ci definisce il contesto, quindi l'ambito, l'attore, qual è l'obiettivo, e la parte successiva che è, diciamo, il nucleo del nostro caso d'uso,
che è formato da due elementi principali. Il main success scenario, che ci descrive come vanno di solito le cose e come l'attore raggiunge l'obiettivo. E poi abbiamo le extension, che non riguardano i parrucchieri, ma bensì tutto quello che non va come nel caso solito. Può andare qualcosa storto, e quindi magari il caso d'uso fallisce, cioè l'attore non raggiunge l'obiettivo, oppure viene raggiunto l'obiettivo ma in un modo diverso da quello indicato nel main success scenario. Abbiamo anche visto che usando la numerazione numeri e lettere è possibile in maniera facile, abbastanza intuitiva, andare a dire qual è la sequenza e quali sono i passi alternativi. La prossima volta proseguiremo da questo punto e andremo un po' più nel dettaglio a vedere quali sono le caratteristiche principali delle extension. Arrivederci. Sì. Salve, gli ho inviato l'email questa mattina.